Domani si decide tanto della stagione e del futuro della Roma. Sì. Quindi noi ovviamente mandiamo un in bocca al lupo ai ragazzi che andranno in campo. Sempre forza Roma, comunque sia, nel bene e nel male, anzi più nel male che nel bene, perché nel bene è facile. Non c'è niente da aggiungere, è semplicemente Porto Roma, è una gara fondamentale. Noi siamo un'idea studio direttamente stasera, siamo arrivati qui, facciamo vedere che c'è il cameraman, che salutiamo anche Momo ASR, giusto? No, no. Momo 1927, tutte e due. Vabbè, tutti ok. Andiamo cameraman, venga con me. Perché appunto, come vi dicevo ragazzi, questo è un esemplare di papà che sta qui, contestualizziamo il tutto, semplicemente perché c'era Roma Shakhtar l'anno scorso, c'era Roma Barcellona l'anno scorso, e vabbè, c'era anche Roma Liverpool. Una mossa tattica. Esatto, per niente scaramantica soprattutto. Ma prego, venite, perché adesso c'è il bello. Dire bello e maestro Aitonio nella stessa frase è un po' complicato, ma c'è il maestro Aitonio. Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che fattura. Esatto, soprattutto. Saluto anche a Giacomino Sisca che monta, come so, io vita dei videomaker, un uomo pazzesco. Ma soprattutto adesso c'è il Libano di Roma Crew, c'è colui che gestisce tutto, c'è colui che sta lavorando, c'è il dottor PF che è già lì pronto in postazione. Io lavora, esatto, vado a fargli compagnia perché la commenteremo io e lui la partita. Senti, ma tu che ti aspetti da questa partita? No, io ho capito che i pronostici non si fanno, è meglio evitare. No. Partiamo in live, forza Roma, sempre. Un bacione e a dopo. In questi giorni si è parlato tanto, forse troppo. È vero, la Roma arriva a questa sfida zoppicando. Ed è vero anche che solo una volta i giallorossi si sono qualificati ai quarti di finale per 2 anni di fila. E poi c'è l'avversario, il Porto, che ci ha sempre eliminato. Però crederci non costa nulla. Ci crede Di Francesco, che in conferenza stampa ha caricato la squadra. Ci credono i circa 2500 presenti allo stadio. Ci crediamo noi, che ve la raccontiamo meglio di come potreste vederla. E allora, forza Roma! Sono le 20:55 di mercoledì 6 marzo 2019, è il Dodragao di Oporto, è Porto Roma, il dentro fuori. Buonasera e bentornati su Roma Crew, io sono Federico Marconi e vado a presentare il mio parterre di questa sera per l'appunto. C'è PF in regia. Buonasera a tutti, forza Roma ovviamente. Buonasera Momo. Buonasera a te Federico, buonasera P e buonasera a tutti voi ragazzi, bentornati, ci rivediamo dopo tantissimo tempo. Bentornato a te Momo. Tutto pronto? L'attesa è finita. L'arbitro, lo ricordiamo, l'arbitro Shakir. Parte Alex Telles dalla bandierina, colpo di testa a prolungare il pallone, poi al volo Corona. E la palla è sul fondo. E niente raga, non è più il Corona di quando stava con Belen. Lo sapevo. La stavo aspettando. C'è professionalità ragazzi, C'è concentrazione su quella che è la partita. Lo sai che c'è? Che bisogna stemperare, esatto, un po' la tensione, gli animi. Bravo qui Marcano. Bravissimo. Che poi subisce fallo. Secondo me c'era il fallo. Però fallo, attenzione ragazzi. Al Porto. Vo dico, linguaggio. Cominciamo male però così ragazzi, ve lo dico perché qui il guardalene ha un centimetro praticamente. Marcano viene strattonato all'indietro, palla che poi finisce fuori dal fallo laterale. Non mi sembra una scelta molto simpatica a inizio partita, però insomma non ci facciamo la testa. Quindi attenzione a Corona, che punta De Rossi, ha ripiegato bene Corona fino in fondo, poi Marega al centro, Porto in vantaggio. E io però vorrei rivedere la posizione. Ragazzi, vorrei rivedere la posizione, se no poi fanno le stesse storie di Suarez al momento del tocco di Marega. Dorme comunque, tutta la difesa. Sì, quello senza dubbio. È assurdo che Corona arrivi lì. Corona che sta facendo una grande partita. È assurdo che arrivi lì. In sovrapposizione da solo. Sì, no, vabbè, imbarazzante. Completamente solo. Silent check di Shakir. Non lo so. Io dico devi di vedere no. La linea non del pallone. Io dico di no. Immagine onestamente io non dicevo il dubbio, è gol. Non lo toglierei. È gol. Infatti, non è giusto così, dai. Ma c'è De Rossi a sinistra per Perotti. Buon momento della Roma al 36. Perotti 1-1. Vuole il calcio giù. Calcio di rigore. Buoni. Allora, Shakir è lì a un metro. È rigore. Neanche a un metro, a mezzo metro. Il recupero del pallone da parte di Perotti, che dalla sinistra dentro l'area fa una finta sull'avversario che lo mette a terra. Shakir sta lì a mezzo metro, indica il dischetto. Senza alcun dubbio. Adesso vediamo intanto per toglierci qualsiasi tipo di dubbio. Mi sposta il pallone e lo salta secco. Calcio di rigore netto. Guarda, io l'ho detto anche prima, Militao lo sta soffrendo molto Perotti. Sì. Danielino. Daniele De Rossi, vai Danielino. 35 minuti, 55 secondi. De Rossi contro Casillas per cambiare la storia di questo ottavo di finale. Casillas prova a distrarre il capitano che parte. La rincorsa, il destro. Daniele! 1-1! E Roma che si riprende in questo momento. I favori del pronostico.
la qualificazione che adesso si risposta più vicina ai giallorossi. È 1-1 al 37esimo, è 3-2 virtualmente. Bene così, abbiamo reagito con la grinta del capitano che in serate importanti non manca mai. È 1-1 Aldo Dragao. Che è il risultato per adesso? Cominciamo a giocare a calcio, perché sennò non se ne esce vivi da questa situazione. Che sia da spinta. Esatto. C'è a terra dei rossi? Attenzione. Aia Daniele, aia Daniele. C'è, attenzione. Aia ragazzi, perché Daniele si toglie la fascia. Aia. Daniele si toglie la fascia, ragazzi. Porca miseriaccia. Aia. No. Non ce la fa De Rossi. Non ce la fa, ragazzi, Daniele De Rossi, che prende un brutto colpo. E non, loro non ci ridanno neanche il pallone. No, vabbè. Loro non ce la fa De Rossi, entra Pellegrini. Fa ancora giocare Shakir. Diciamo erano 20 secondi in più. Sì, comunque, infatti, non, Roma non in 10, ricordiamolo. Sì. E credo, spero, ultima azione del primo tempo. Oh, hanno fatto meno stagioni di Grey's Anatomy. Quantesimo? Finisce, finisce dopo 40 minuti in più di recupero il primo tempo. È 1-1. Ma non si possono fare quelle cose lì su altre No, quattro, assolutamente. Ragazzi, infatti il Porto adesso così. È in fiducia. Pereira che allarga sulla destra dove c'è Militao. Si coordina per il cross verso Marega, che la spizza! Mamma mia, tocca che forse. Cosa? Poi no, l'ha schiacciata sul terreno Soares, se l'ha messa alta sopra la traversa. Marega in area di rigore, attenzione a Marega che va col destro, la al tocca. La tocca e la mette in calcio d'angolo. Salva, cioè, la Roma. Riesce al a trovare sesto del secondo tempo. Riesce a trovare la porta, riesce a trovare la porta nonostante la copertura del difensore che era Manolas. Bravissimo qui Zaniolo, ragazzi. Oh, no. Anche se meno bravo Karsdorp. No. Attenzione a Corona che finta il cross, torna sul destro, mette dentro per Marega che riporta troppa in vantaggio il Porto. Troppa sufficienza, ragazzi, è imbarazzante, cioè. Come fa a star da solo lì Marega, però? Come fa a star da solo Marega? Non e è perché Karsdorp fa quell'errore? Ma come non è possibile? Cioè, due gol nati da due errori grossolani. Sì, cioè. Sì, non è possibile, ragazzi, non è possibile sta cosa. Parità assoluta, assoluta. 81-12, corre il numero 8. Accena il doppio passo inventa su Militao. Saltalo Diego. Poi Brava. Infila verso Diego che ci crede a metà, però, eh? Sì. Perché è partito in ritardo, non si aspettava il tocco. Buona. Poi palla regalata a Perotti. Però. C'è Zaniolo in mezzo. Perotti sul destro. No. Giro. C'era Zaniolo solo. No, c'era Zaniolo solo. Clamoroso, questo è clamoroso. Ha deciso di mettersi in proprio e di risolverla da solo. Diego Perotti. Non che poi commentare. Oltretutto. Calcia malissimo. Mamma voglio mia. Commentare. Calcia malissimo. Questa giocata di Perotti non la voglio commentare. Avrebbe tagliato le gambe Zaniolo al Porto. Da Zaniolo da solo. Zaniolo da solo. Al limite. Occhio alla palla. Esci. Esci. Devi uscire. Fortunatamente prende il fallo. Mamma, ho perso 10 anni di vita. Ho perso 10 anni di vita qui. Quindi sei tornata ai elementari. Questa Oddio. Meno male. Che sdrammatizziamo. No, raga, meglio di te così, perché sennò no, cioè, brutta, è una situazione molto brutta, la Roma che non sta giocando. Brahimi, doppio passo e va via Pellegrini, anzi Cristante, forza verso Jack, forza che ci deve arrivare Adin in mezzo a due. Tiene comunque il pallone. Qualcuno a supporto. Chiuso, poi resiste, finisce giù. Calcio di punizione. Però ammoniscilo. Sì. Ammoniscilo, scusa. Eh sì, lo devi ammonirla, ragazzi. In realtà sì, in realtà dai, in realtà Shakir fai il serio. Per no, favore, no, ho capito, ma perché? Perché non c'ha la maglia rossa? Cioè, ma è fallo, è ragazzi, giallo, ragazzi, dai. Questo è da giallo. Questo è da giallo. Giallo, quindi rosso, ovvio. Perché ha già ammonito. Cambiano le partite così, ragazzi. E cambiano così. Shakir dice che può bastare, si va ai tempi supplementari per capire, per decidere, per decretare chi si giocherà il quarto di finale di questa Champions League. Stiamo per partire con i tempi supplementari. Ragazzi, la paura è tanta, soprattutto vedendo la paura dei nostri giocatori. È stata quella che caratterizzato un meno. L'ansia fa questo. Esatto. E tutto il secondo tempo almeno. Bravo intanto Schick che fa la sponda per Zaniolo. Vai, fa salire salite, a sinistra, ragazzi, Diego dai. Perotti, uno contro uno del Monito. Che giocatore Diego con Perotti. Maxi Pereira, non più con Militao. Lo salta comunque. Vai, serve Dzeko all'interno dell'area. Edin che vuole passare. Vai, stessa, passa Dzeko! Non prende neanche la porta. Non prende neanche la porta. Non prendiamo la porta. Non la prendiamo. Come neanche la. Non tiriamo neanche addosso al portiere. Zonzi. Largo per Zaniolo. Cambiamo lato. Nick, cambiamo lato. Bravo, bravo Nick. Può salire Florenzi a destra. Dai, ragazzi, se siamo super vai, 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 forza. Cristante sale forza. Il 4 dalla, c'è Florenzi a destra dalla. Cristante anche in zona. Largo per Dzeko. In area vai. Dzeko. Pallonetto Dzeko sulla linea. Sulla linea. Un salvataggio clamoroso.
No, vabbè, ragazzi. Da parte credo di Pepe, ma non ne sono sicuro. Quello che non doveva esserci. Parte lo stesso premi. Fai ciclo fallo. In corso. Bravo, Madri. No, scivola però Florenzi. Grande. Che chiude lo stesso. Fallo, 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 fallo. Calcio fallo. Di punizione per la Roma. Adesso vedo le unghie, adesso vedo le palle dei giocatori giallorossi. Forza, ragazzi. Momento di tensione assoluta. È difficile guardarla. Mamma figuriamoci mia. Commentarla, figuriamoci giocarla. Ragazzi. Attenzione a Brahimi, punta Nzonzi, va sul destro, poi allarga verso Maxi Pereira che crosserà, tira in porta. Mamma invece mia. E se lì Juan Jesus la tocca, se lì Juan Jesus la tocca è autogol. Sì, sì, sì. Questo vuole un rigore intanto. Oddio ragazzi, No, no. Non Shakir va al VAR al minuto 114. No. Aia. Io l'ho vista raga in diretta. Aia. Aia raga, bisogna io vedere. Io l'ho vista in diretta. Forse ci dicono gioco. Che è fuori gioco. Forse tra l'altro, fuori gioco. No, è fuori gioco. No, perché? Perché gli ha tirato la maglietta? Per quale motivo? Calcio di rigore per il Porto. E giallo a Florenzi. A 5 minuti dal 120esimo. Mamma mia, ragazzi. Calcio di rigore per il Porto. A 5 minuti dal 120esimo. Per una trattenuta ritenuta decisiva su Fernando. Non so, non, nessuno sa se sarebbe arrivato su quel pallone. Fatto sta che Shakir ha deciso di sì. Florenzi sicuramente la maglia la tira. Vabbè però forse accentuato geloso, eh. E adesso però la maglia la tira. Sì, purtroppo sì. Nella porta in cui De Rossi aveva pareggiato la partita, Alex Telles può segnare praticamente il gol qualificazione. Anche se ci sarebbero 4 minuti e la Roma con un gol butterebbe fuori il Porto. Fischia Shakir. Parte Telles. Rete. 3-1 per il Porto al minuto 117. Però i punti, ragazzi, mi sento da dire che è meritata. Sì. Sì, sì, senza dubbio. Sì. Fa male prendere gol adesso, però ci sta. È il risultato certo, giusto. Fa male dopo i due gol sbagliati da Dzeko in 3 minuti. Però è finita, si dice alla fine. E quindi adesso giochiamo. 118. Qualcosa da recuperare, Shakir lo deve dare per forza. Calcio d'angolo per la Roma. Perotti dalla bandierina. Li battiamo tutti male, però vi prego uno. Uno. Più importante. Parte Perotti nel mucchio. Palla prolungata. E forse ancora calcio d'angolo. Fallo, fallo. Su Schick. No. Come no? No, vabbè. Non so, rivediamo. No. No. Patrick. Cioè, si è buttato. Sei un deficiente. Gli stanno controllando il fallo di Schick. O meno che gli tocca il ginocchio quell'altro. Il piede, forse. Il piede, guarda, guarda, gli tocca il piede sotto, guarda. Allora, se gli tocca il piede, se tocca il piede, rigore. È rigore. Sì, è rigore. Sì, sì, gli tocca il piede, è rigore. Shakir. Sì, 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 Shakir. Bilancia, guarda. Shakir, fermi. Gli tocca il piede. Gli ha toccato il piedino. Shakir, gli tocca il piede? Come l'hai dato di là? Lo devi dare di qua, Te lo dico. Valla a guardare, te lo dico. Non ci credo. Non lo va manca. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non lo va neanche a guardare. Non ci credo. Va. Ok, ciao ne proprio. Non lo va neanche a guardare. Gli tocca il piede, non se ne eravamo neanche accorti. L'ho visto dopo. Cioè, raga, che tristezza. È finita, il Porto va ai quarti di finale di Champions League. Lo diciamo subito, giocando meglio della Roma, che però è stata derubata per un rigore clamoroso non fischiato su Patrick Schick. Ma com'è possibile che Shakir non vada a vedere quando 3 minuti prima è andato a vedere un altro contatto a favore del Porto? Esatto, io non voglio dire che c'è malafede, ma me lo fanno capire loro, insomma, in qualche modo. No, non riesco neanche a incazzarmi per una situazione del genere. No. Cioè, che il Porto meritasse è indubbio. Però, siccome il calcio è fatto anche di episodi, non è possibile che tutte le volte, e mi riferisco soprattutto in Champions, perché l'abbiamo vissuta anche l'anno scorso, una situazione del genere. Solo che l'anno scorso siamo stati più forti degli episodi.